Ciao a tutti ragazzi, eccoci per un nuovo video. Oggi vi parlo sempre del Boss Digital Labs, ma del Beat Clipper versione 2, perché qualche anno fa hanno fatto la versione 1. Graficamente è molto bello, mi piace molto, devo essere sincero. E cos'è? È un clipper big, ovviamente, perché vuol dire clipperone, super clipper, ma è un clipper alla fine. Cos'è un clipper? Un clipper va a clippare, scusate il gioco di parole, ma è proprio così, va a tagliare la testa dei picchi che eventualmente sbucano dal nostro file audio, dal nostro mix, lo mettiamo sul canale mix, bass mix generale, o sui vari bass, drum, kick bass, voce, pad, eccetera, quindi i bass intermedi prima di arrivare al bass master, o addirittura sulle singole tracce. Ad esempio in questo pezzo qui io metto in solo il bass drum, dove arrivano i canali singoli, questi qua in rosso, della drum. Metto in solo. Proviamo col canale della drum, vedete che ci sono dei picchi, soprattutto col colpo di snare, che arrivano quasi allo zero, quasi al limite. Abbiamo il patch, l'output, il pull, top, bottom, eft e frequenza, e di qua distorsore e blend. Percentuale, vedete, 0-100. Proviamo col push. Col pull diminuisco, vedete, il range d'azione, cioè se lo lascio 0, anche aumentando il push, mi considera lo 0 lui come digitale, DBFS come tetto, come limite. Col pull invece lo basso, infatti vedete 0 o meno 18. Potrei volerlo mettere a meno 2, ad esempio. Quindi guardate qua, i picchi arrivano dove sono adesso con il Beat Clipper, però sentite la differenza di volume. Direi notevole. Poi qui abbiamo, vedete, top è indicato un high pass filter, taglia le basse, fa passare le alte. Qui abbiamo un bias. A 0, se lo aumentiamo, lo diminuiamo, ovviamente cambiamo il bias alla corrente che arrivava alle valvole, quindi probabilmente emulerà un sistema di distorsione a valvole o a transistor comunque. Due tipi di distorsore, A o B, sono al 50%. Rimaniamo al 50%.
distorciamo bene. Con Eft mi salvaguardia le basse frequenze, sentite? Se lo rimetto a zero, ho distorto molto, sta distorcendo molto anche le basse. Con questo, andando verso più 100, salvo un po' le basse dalla distorsione. Ok, con frequenza scelgo quali frequenze salvare con Eft, ovviamente. Ok, qui ero 200, mi salvava fino a 200. Qui abbiamo i preset. Parallel drum crusher, proviamo. Molto buono questo plugin, ragazzi. Sentite, infatti, guardate i picchi. Lo disattivo, chiedo scusa. Colpo del rullante che arriva fino qua. Adesso mantengo quasi, anzi, ho abbassato rispetto ai picchi di senza plugin. Però sentite il gain staging com'è cambiato, sentite il cambiamento del volume percepito. È un'altra cosa. Senza di te. Proviamo anche sul kick e bass. Sentite il basso come viene su. Sono qui per me. Ma senza di te. Proviamo a metterlo anche sulla voce. Sono qui per me.
guardate i picchi. Ma senza di te. Con. Sono qui per me. Ma senza di te. Sono qui con te. Prendiamo ad esempio i tre bass su cui l'ho messo, disattiviamo, non ho fatto altro ragazzi, l'ho messo solo su il bass drum, bass kick più bass e bass voce. Una roba eccezionale ragazzi, anche questo scaricatelo e usatelo perché è eccezionale. Ripeto, è un clipper, va a clippare, quindi a segare la testa dei picchi, quindi schiacciando li satura come un preamplificatore barra saturatore, anzi più che, chiedo scusa, più che preamplificatore saturatore, va a schiacciare i picchi, quindi ha una sorta di compressione, si riduce il gap, ma poi con l'output glielo ridiamo e quindi aumenta il volume percepito della traccia o del bass intermedio o del bass master addirittura, ok? O delle singole tracce, quindi è un potenziatore, perché schiacci i clip, i picchi, volevo dire, li clippa e aumenta il volume percepito. E come vi ho sempre detto, è una sorta di compressione, la saturazione clipping, eh? Poi lo potremmo mettere addirittura anche sul master. Ma senza di te. Lasciato left perché avevo usato il preset e left era andato a 100, quindi preservava tutti i colpi di basse frequenze, quindi di kick e basso, e quindi superava. L'ho riportato in posizione, sentite. Guardate i picchi. E guardate col clip. È una roba eccezionale, ragazzi. Ma senza di te. Anche per oggi è tutto, video breve, se vi è piaciuto mettete un bel like, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.